Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e benvenuti in questo nuovo video, sempre riguardante Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. È stato veramente difficile arrivare a questo punto e poter calare questo ponte, ma devo dire che per fortuna con un po' vabbè, di abilità in primis, ma devo ammettere anche con abbastanza culo, ci sono riuscito perché non è stato affatto facile, ragazzi. C'era un drago sputafiamme, una cosa incredibile. E poi c'era anche, come dire, una sorta di, cioè c'erano cavalieri Hyde ovunque e devo ammettere non è stato semplice, non è stato affatto semplice poterli killare. Ad ogni modo, qui ci dovrebbe essere il vecchio ammazzadraghi, se è rimasto invariato rispetto a Dark Souls 2 originale, perciò andiamo subito a provare ad ucciderlo e speriamo che vada bene. Andiamo. Sì, è sempre lui. Credo non sia cambiato. Ecco. Dobbiamo stare molto attenti perché sembra prevedibile, ma non lo è affatto. Non lo è per niente. Ecco, come vedete ogni tanto cambia sia angolazione che tipo di attacco. Bisogna stargli incollati comunque, a quanto mi ricordo. Attaccarlo con molta calma, più gli si sta incollati se non vado errato, e meglio è. Prima ovviamente che lui faccia quell'attacco, quella specie di salto in alto, ecco. Ecco, quando si allontana è sempre pericoloso. Quindi stiamo molto attenti. Non attacchiamolo di fretta, mi raccomando. Con i boss dovete avere sempre estrema estrema calma, perché se vi fate prendere dalla fretta poi vi fregano praticamente, quindi sempre massima calma, non vi fate prendere dalla fretta di attaccarli, ecco perché poi come vedete un colpo in più e vi fregano. Ecco, in questo caso mi ha azzerato la stamina, quindi ecco qua un colpo forse che arrivo a dare. Perfetto, qua non potevano. Ecco, qui bisogna allontanarsi e poi subito riavvicinarsi. Bene. Ecco, qui beh, è stato un po' una mancanza mia, perché non dovevo attaccarlo quel momento, però ora vediamo. Ecco. Vediamo se riesco a girargli ancora intorno. Oh mio Dio, mi ha preso? Oddio, spero non mi killi. No, no, ti prego. Oh mio Dio. Ragazzi, va malissimo. Proprio male. Oddio, Dio, no! Mi ha ucciso, ragazzi. Ora la strada per arrivare qui non sarà affatto facile, ma ci riproviamo. Vi faccio vedere così tutto il casino che ci vuole per arrivare con questa occasione. Strano perché in genere non mi killa mai. Mi ero dimenticato potesse fare quella specie di infilzata. Poco fa ci sono arrivato rushando, sinceramente. Non so neanche io come diavolo ho fatto. Però ci sono arrivato. Spero che il drago non spawni più. Sarebbe bello se il drago non ci fosse più. Infatti non c'è. Infatti non c'è. Perfetto. Ragazzi, il drago non c'è, quindi mi tocca solo rushare e arrivare lì direttamente. Aspettate un attimo che qua devo correre come un dannato, altrimenti mi fanno fuori, perché è inutile mettersi a combattere tutti questi mostri, perché va a finire soltanto che vi tolgono vita e basta. Ora dobbiamo, ecco, il ponte è già calato. Ragazzi, non vi ho fatto vedere la parte che ci voleva, cioè la parte necessaria per arrivare qui, ma vi assicuro che cavolo era proprio proprio pesante. Va bene, riproviamo a combattere Ornstein, ammesso che sia Ornstein, perché poi vecchio ammazzadraghi, io credo sia lui, però è tutto da vedere. Oh mio Dio, e in questo caso mi ha dato una bella stangata. Oddio, mi sposto perché non è un boss difficile, attenzione, però delle volte diventa imprevedibile. Ecco, per esempio in questo caso se uno non sta attento diventa veramente pericoloso. Il trucco è girargli attorno. Però non è sempre così facile, ecco. Perché certe volte poi fa questi attacchi che veramente la stamina la consumano e come. Io provo, ma lui è molto tosto. Bene ragazzi, come vedete sta andando piuttosto bene. Ho fatto un piccolo taglio perché l'audio si era sfanculato e meno male che me ne sono accorto, perché il microfono a quanto pare
cioè è arrivato l'avviso che il microfono si era scollegato. Comunque, come vedete, sto usando sempre la stessa tattica. Ecco, e questa volta spero vada meglio. Ci allontaniamo. Aia, questa volta mi ha preso un pezzo di merda. Mi ha preso il pezzo di merda. Vediamo un po'. Oh mio Dio. Oh, bella. No, cioè, ho fatto una bella schivata io, però purtroppo l'ha fatta anche lui. Ok, stiamo calmi. Stiamo calmi. Ok, minchia, stavolta non gli ho fatto un cazzo, ma come mai? Ecco, quella era l'infilzata, quella che è sciolta, credo. Lo voglio portare più a centro sala, se è possibile. Così, ovviamente. Va bene, vai. Minchia, basta, 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 per favore. Oh mio Dio, mi sono spaventato. Ok, andiamo di lì. Minchia. È un terzo colpo, come se ci stava. Glielo do adesso. Eccolo qui, ragazzi. Anche il vecchio ammazzadraghi ci saluta. Perfetto. 29.000 anime. Abbiamo superato un bel pezzo difficile. Quello lì ci possiamo anche parlare se volete, ma penso riguardi l'online. A me l'online non interessa. Io non evoco mai nessuno. A me piace il gioco finirmelo da me. Non mi interessa, ecco, dell'online. Me ne frega proprio nulla. Anche perché magari sì, giocando con mio fratello, con qualche amico, sì, ogni tanto, ecco, ci evochiamo, facciamo, però quando si parla di run fatte come si deve, allora bisogna contare solo sulle proprie forze, secondo me. Almeno così si apprezza meglio il gioco. Bene, ragazzi, questo era il fallo che c'è dopo il vecchio ammazzadraghi. Da Megadome 91 è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima boss fight. Ciao ciao!